Allora, buonasera a tutti, sono Giulia Pedace, vi do il benvenuto a questo terzo e conclusivo incontro del ciclo di approfondimento Performing the Archives dedicato al focus espositivo Alberto Boatto, Lo sguardo dal di fuori. Siamo in compagnia di Stefano Chiodi, curatore del progetto espositivo e della donazione, di Massimo Carboni e Elisabetta Rasì, ai quali do il benvenuto. Solo due parole per introdurre questo incontro che potremmo definire conclusivo, in realtà no, perché abbiamo in corso di pubblicazione il catalogo dedicato a tutto il progetto di riordino del fondo di Boatto e chiaramente al progetto espositivo, ma diciamo che mettiamo una tappa importante ad un processo di valorizzazione iniziato più di 2 anni fa, con lo studio delle carte del fondo di questo preziosissimo archivio che è stato donato al Maxi grazie a un atto di grande generosità di Gemma Vincenzini e Andrea Boatto. Sono particolarmente lieta di avere qui con noi Gemma questa sera e di avere tutti voi finalmente in presenza, perché abbiamo iniziato questo progetto espositivo con un lockdown, abbiamo continuato a parlare e a dar voce a questo processo culturale attraverso i nuovi mezzi che la tecnologia ci ha fornito e abbiamo intrapreso 2 incontri in diretta streaming. Questo processo non si conclude chiaramente con gli incontri di approfondimento, perché le operazioni di valorizzazione hanno consentito di rendere fruibile a tutto il pubblico le preziosissime carte che il fondo archivistico contiene. Il fondo oggi è interamente consultabile presso gli archivi del Maxi e la mostra che vedete chiaramente è un omaggio, una vetrina che ha curato Stefano Chiodi. Come di consueto, prima di passare la parola ai nostri ospiti, qualche doveroso ringraziamento in conclusione di tutto questo processo. Gemma Vincenzini e Andrea Boatto, un grazie di cuore per aver permesso tutto questo. Grazie a Stefano Chiodi per aver curato ogni fase di questo processo, dalla donazione al riordino delle carte, alla scelta dei documenti da esporre e valorizzare nell'archive wall, alla pubblicazione del catalogo e alla curatela degli incontri di approfondimento. Ringrazio anche tutti gli ospiti che hanno partecipato agli incontri di approfondimento, Lara Conte, Stefania Zuliani, Valerio Magrelli, Andrea Cortellessa e chiaramente Massimo Carboni e Elisabetta Rasì che sono con noi oggi. Ringrazio infine Giulia Cappelletti e Manuel Barrese per l'affiancamento in tutte le fasi processuali di questo lungo processo, Irene De Vico Fallani e Ludovica Persichetti per l'organizzazione di questi incontri e tutti coloro che hanno partecipato in qualità diverse a questo progetto. Passo la parola dunque a Stefano Chiodi che ha molte cose da raccontarci. Grazie Giulia, io vi do il benvenuto e vi ringrazio per essere qui. È la prima volta che abbiamo, come dire, un pubblico in presenza in questa serie. Naturalmente abbiamo inaugurato la mostra il 1° ottobre scorso con molta fatica e molta ansia, perché appunto la situazione allora era già evidentemente difficile. Poi la mostra è stata chiusa per tanti mesi, quindi oggi in realtà è il primo giorno in cui fisicamente, diciamo, siamo tutti qui insieme in questo spazio e mi fa molto piacere che tra noi ci sia appunto Gemma, che ha avuto un ruolo fondamentale nella donazione e nella cura dell'eredità di Alberto Boatto. E a lei e Andrea Boatto va naturalmente il mio ringraziamento personale e, diciamo, esteso poi a tutte le persone anche che Giulia ha appena citato, senza le quali tutto questo non sarebbe stato naturalmente possibile. Stasera abbiamo come ospiti Elisabetta Rasì e Massimo Carboni. Sono due voci importanti, due testimoni, anche perché entrambi hanno conosciuto e frequentato Boatto e ne hanno potuto osservare sia, diciamo, l'aspetto intellettuale, le idee, ma anche forse lo stile personale, che faceva parte integrante della modalità con cui Alberto si metteva in relazione col mondo della cultura, dei libri, con la scrittura e con le immagini. A loro infatti in particolare stasera chiederò di così riflettere insieme un po' su questo aspetto, che è in fondo la cosa che più ci colpisce, considerato che è così raro riscontrarlo nel nostro mondo, cioè la capacità di Alberto di essere allo stesso tempo
un critico di idee, un critico con una visione molto lucida della modernità e della contemporaneità, quindi con una visione tra l'altro che abbracciava non solo le arti visive ma anche la filosofia, la letteratura, la storia, la politica e via discorrendo, e allo stesso tempo uno scrittore che sempre più tra l'altro avuto nel suo percorso a cuore la fattura del testo. Il testo non era soltanto, come dire, il deposito della ricerca o delle idee, ma era una componente attiva, fondamentale del suo modo di procedere, cosa del resto che si intuisce, penso, leggendo proprio i documenti, i testi e i libri che sono contenuti in queste vetrine, dove insomma esce fuori una personalità di autore a tutto tondo, che non è più semplicemente appunto interessato a sostenere una visione, per esempio, della scena artistica, ma ancora di più a riflettere sul collegamento profondo che esiste tra le arti tutte e una ricerca di identità e di comprensione dell'umano. C'è questo elemento antropologico, filosofico, letterario che è sempre più visibile nel percorso di Boatto a partire dagli anni 70, quando insomma avviene questo distacco progressivo dalla militanza critica che fino a quel momento era stata, insomma, per qualche anno almeno, la sua attività essenziale. E noi abbiamo appunto, vediamo la nascita di un autore che riflette in prima persona, con dei libri che qui ce ne sono. Ci sono tutte le sue pubblicazioni, con dei libri che hanno non solo delle caratteristiche di grande originalità, ma che sono proprio delle opere che potremmo dire di scrittura, cioè delle opere che hanno in comune con la scrittura letteraria alcuni tratti inconfondibili. Allora io inizierei da Elisabetta Rasì, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni, ma che è scrittrice saggista. Citerò solo tra i numerosissimi libri l'ultimo, quello appena uscito, si intitola Le indiscrete, è pubblicato da Mondadori e parla di cinque fotografe del Novecento. A lei la parola. Funziona? Sì. Buonasera, sono molto contenta di essere qui, sia perché mi fa molto piacere ricordare Alberto Boatto, perché anch'io penso che sia stata una personalità straordinaria della cultura italiana, e poi sono contenta anche di che ci sia un pubblico, che siamo delle presenze vere e non soltanto televisive, in streaming, eccetera. Parlare di Boatto, siccome è una personalità davvero complessa, non è semplice, e io comincerò da un ricordo personale e poi andrò avanti un po' dicendovi gli appunti delle mie riflessioni, niente di più. Allora, io ho conosciuto in un tempo davvero molto remoto Alberto Boatto, quando io mi ero appena iscritta all'università per seguire i corsi di Cesare Brandi, e quando mi ricordo benissimo la sera che l'ho conosciuto, lui mi era sembrato, stiamo parlando della fine degli anni 60, quindi è un'era geologica fa, lui mi era sembrato una persona di un altro tempo, però non di un altro tempo come si dice un signore di un'altra epoca, un uomo all'antica, no, un signore di un altro tempo nel senso di un'altra cronologia. Tant'è vero che quando ho letto quel suo bellissimo saggio, l'ultimo, Chi è cacciato dal paradiso, in cui a un certo punto parla del bambino Alberto, mi sono quasi meravigliata che lui avesse un'infanzia, anche se poi, come dirò, è un'infanzia raccontata in modo molto particolare. Perché dico non un altro tempo come un'altra epoca, un'epoca passata, ma un tempo altro? Perché questo altro tempo, in cui lui veramente sembrava abitare molto comodamente, è la cronologia intemporale dell'arte, no? Naturalmente
l'arte ha sempre a che fare con un'alterità, cioè con un altro dalla vita, però naturalmente non si può dire soltanto che l'arte è un'altra scena, bisogna anche far muovere lo sguardo su quest'altra scena e raccontare, questo credo sia il punto centrale della scrittura di Boato, cioè lui raccontava il suo sguardo, secondo me è il suo sguardo il protagonista della sua scrittura, e per questo la sua scrittura, come la sua opera, è così labirintica, perché non era solo uno sguardo dal di fuori, era uno sguardo nomade, era uno sguardo policentrico, no? E questo è un po', mi pare, con tutto il lavoro di Boato, mi pare incentrato non sul suo modo di sapere, ma sul suo modo di guardare. Ecco, questa è proprio la cosa che mi pare, ecco, diciamo, questo modo di guardare è un modo di guardare nel quale non ci sono né le barriere temporali, no? La cronologia della storia dell'arte classica, no? Le epoche della storia dell'arte, e tutto appartiene a questo non tempo dell'arte, e non ci sono neanche le barriere dello spazio, no? Cioè la barriera che divide le arti figurative dalla letteratura, la letteratura dal cinema, il cinema dalla televisione. Non ci sono i tempi separati dell'arte, come non ci sono gli spazi separati dell'arte. C'è un continuum di figure, siano essi appunto letterarie, artistiche, del cinema o del mondo, anche del mondo intorno, no? Perché appunto essendo nomade lo sguardo si muove un po' ovunque, no? Ecco, per esempio, è proprio per questo sguardo mobile che si passa dalle macchine celebri alla ghigliottina, alla Veuve, dalla ghigliottina al Chaplin di Messier Verdoux e poi alla colonia penale di Kafka e a poi, no? Cioè, c'è questa continua mobilità. Naturalmente se uno invece volesse andare in una direzione opposta in fondo a quella di Alberto e mettersi a fare un po' di puntigliosa genealogia, è chiaro che l'ascendente che viene in mente, almeno che viene in mente a me, che no, è il surrealismo, cioè il surrealismo come atmosfera culturale, no? Cioè Man Ray diceva: io non fotografo la realtà, fotografo le mie visioni. Ecco, Alberto si potrebbe dire non fotografava la realtà dell'arte, non raccontava la realtà dell'arte, raccontava le sue visioni sull'arte, no? Che erano estremamente precise. Mi viene in mente anche che lui, per esempio, il discorso sulla ghigliottina, lui si rifà a Carrouge, di cui io non è che so molto, però certo Carrouge era uno molto particolare, anche lui che stava in un'atmosfera surrealista e passava da Breton a Le Père de Foucault, il famoso mistico del deserto, eccetera. Allora, nello sguardo dal di fuori, ecco, c'è questa figura del cosmonauta che poi diventa psiconauta, che è una figura davvero che sembra inventata da Max Ernst, no, non certo, non ha niente a che vedere con gli astronauti come ce li immaginiamo, quelli lì americani che abbiamo, così, di cui abbiamo saputo le imprese, ma è, diciamo, è questa figura che ha il vantaggio di muovere lo sguardo su ciò che normalmente non si vede, il cosmo, no? Il cosmo, poi il cosmo, la cosmetica in fondo è l'arte, no? Questo sguardo del cosmonauta si muove sulla cosmetica artistica, si potrebbe dire, e sì, è un eroe, il cosmonauta in fondo è un eroe dello sguardo impossibile, no? E insomma, ecco, mi pare che, diciamo, sempre procedendo un po' per associazioni come faceva Alberto, cioè poi una caratteristica che viene fuori dai suoi vari libri, Sguardo dal di fuori e la ghigliottina, è questa insofferenza per la storia. Ecco, questa grande insofferenza per la storia, ma non nel senso di una ribellione alla storia, ma nel senso di una demistificazione. Ecco, per esempio, lui, diciamo, mi pare che considera il lavoro degli artisti come una cronaca anticipata della realtà,
cioè una sorta di profezia. Io, mentre riguardavo i suoi testi, ero un po' contagiata da questa sua capacità di associazione. Allora, quando lui dice la cronaca anticipata della realtà, non so come, mi è venuto in mente l'incontro, che racconta benissimo in un vecchio libro Svetan Todorov, tra Moctezuma e Cortés. Perché Moctezuma, quando arrivano questi terribili spagnoli omicidi, non coglie l'aspetto concreto, ma cerca di capire di quale profezia siano l'inveramento. E mentre lui sta cercando di capire questa profezia, quale sia, Cortés li stermina tutti, no? Adesso, per fortuna, come dicevo, l'arte è un'altra scena, non ci sono queste stragi, non ci sono questi stermini, però c'è invece un continuo slittamento di senso. Ecco, per esempio, una cosa che mi aveva colpito, no? Lui in fondo sembra interessarsi all'avventura spaziale, ma l'avventura spaziale a cui si interessa lui non è l'impresa spaziale, ma è l'avventura nello spazio, no? Questo è sempre un continuo slittamento, anche perché lui dice che in questo diciamo mondo di cronaca anticipata della realtà si intrecciano, per chi lo guarda, l'osservazione e il sogno. Cioè, l'osservazione non basta la disciplina dell'arte, della storia dell'arte, e qui, sempre per queste associazioni strane, che non so se poi lui lo cita o se mi è venuto in mente di associazione in associazione, mi viene in mente quella scena del Chien Andalou di Buñuel, Dalí, in cui c'è l'occhio tagliato, no? E c'è sempre questa idea di questo sguardo tagliato tra l'osservazione e il sogno, no? Perché c'è anche una forte osservazione in Alberto, cioè non, perché lui può fare tutte queste associazioni proprio perché parte dalla realtà, l'impresa spaziale, ma parte dalla realtà e arriva da un'altra parte perché intreccia all'osservazione il sogno. Lui dice: come sempre ci vuole uno spirito fantastico e metafisico per registrare con obiettività ciò che cade ogni giorno sotto i nostri occhi. Allora vengo al libro che ho citato all'inizio, che secondo me è un saggio meraviglioso, Chi è cacciato dal paradiso, dove lui parla della sua infanzia, con mia grande meraviglia lì per là. Però l'infanzia di cui parla in questo libro non ha nulla a che fare con un souvenir pieux, con una cara memoria o con un ricordo nostalgico. L'infanzia di cui parla è lo spazio perfetto dello straniamento. A un certo punto di questo bellissimo saggio, in cui parte dai fratelli dell'Imur, poi arriva a Masaccio con la cacciata del paradiso, per poi rientrare attraverso le statue pagane per ritornare in paradiso nel giardino di Boboli, lui dice una frase meravigliosa e molto illuminante sul suo, diciamo così, metodo critico, anche se poi ai miei occhi lui ha il grande merito di non aver mai in realtà trasformato il suo metodo, diciamo, in una metodologia, no? Ha sempre mantenuto questo nomadismo critico. Comunque dice questa cosa stupenda di questo giardino, lui bambino: ricordo unicamente il gatto libero e intrepido, il gatto randagio. Conoscere un famoso giardino correndo dietro la coda del gatto elargisce una conoscenza singolare, mobile e smagliata, priva di coesione. Ecco, io trovo che non avrebbe potuto definire il tipo di conoscenza che praticava meglio. Proprio per concludere, ci tengo a dire tre cose. Allora, per lui il discorso sull'arte mi sembra è sempre una meditazione sul presente, essendo il presente proprio il tempo senza tempo. Il presente è ciò che sempre sfugge e ciò il tempo nel quale mai abitiamo, quindi l'unico modo in fondo per abitarlo è meditare sull'arte. La seconda cosa, molto invece storicizzante, è che Boatto ha avuto la fortuna di formarsi in un momento della cultura italiana tra gli anni 60 e 70 che era un crocevia di aperture, di stimoli, di meticciati,
e quindi questo lui l'ha saputo riflettere in maniera straordinaria nel suo lavoro. E l'ultima cosa che ci tengo veramente a dire è che Boatto è stato un maestro della saggistica, cioè questa per me è una cosa molto importante. Non sono tanti in Italia i maestri della saggistica, Boatto lo è stato. Naturalmente esiste una scrittura in cui c'è il campo della conoscenza oggettiva, c'è una scrittura in cui c'è il campo della, come dire, della soggettività che scrive. Quando c'è un cortocircuito felice c'è la perfezione saggistica. Negli scritti di Alberto questo c'era, è un vero pronipote di Montaigne. Grazie Elisabetta Rasì per queste parole davvero così penetranti e acute, diciamo, sulle quali poi torniamo magari in un secondo intervento, mentre adesso vorrei introdurvi Massimo Carboni, che è filosofo e teorico dell'arte con una lunga, diciamo, tradizione di produzione di riflessioni appunto estetiche, tra cui per esempio cito il suo libro L'ornamentale, un percorso filosofico tra arte e decorazione, che è stato appena ripubblicato in una nuova edizione, e mentre il suo ultimo libro, quello più recente che ha scritto, si intitola Malevich, l'ultima icona. Entrambi credo sono pubblicati da Jacabook. Gli passo la parola e poi appunto faremo ancora un giro o forse due di conversazione, visto che abbiamo pubblico e tempo un po' più abbondanti oggi. Bene, si sente? Sì. Io ho conosciuto Alberto a metà degli anni 80, l'esatta metà degli anni 80, 84-85. Abbiamo avuto in tutti questi anni lunghissimi periodi di frequentazione anche conviviale. Molte volte cenavamo a quella che lui chiamava la bettolaccia, che naturalmente Gemma si ricorda benissimo, davanti al suo studio. Poi ci sono stati i 3 anni di mia collaborazione insieme a Gemma a Radio 3 per l'arte in questione, e naturalmente questo ha in qualche modo anche solidificato la nostra frequentazione. Poi mi piace ricordare, insomma, perché è l'occasione giusta, poi non so, nel 95 quando Sargentini ha fatto la mostra sui giganti, c'erano nel catalogo, insomma, ci siamo molto divertiti, testi di Junger, di Cacciari, di Alberto e poi mio. E poi nel 2012 la mia proposta di ripubblicare Lo sguardo dal di fuori a Castelvecchi, proposta accettata, poi seguita dal dialogo dello psiconauta, proposta alla quale doveva poi progetto editoriale che doveva poi proseguire con Experimentum Mundi, sul cui indice Alberto ed io avevamo cominciato a iniziare a rivederlo, insomma, a elaborarlo in modo diverso. Elisabetta Rasì prima incidentalmente menzionava Cesare Brandi. Bene. Io ho scritto una monografia su Brandi ed Elisabetta sa benissimo che tra Boatto e Brandi c'è una differenza abissale, stellare, va bene? E però, guarda caso, secondo me è tanto riduttivo giudicare, stimare Brandi storico dell'arte, quanto è riduttivo stimare Alberto, giudicare Alberto critico d'arte. Dicevi tu del saggismo, ed è esattamente la cifra, tra l'altro, che, se posso anche dare un parere così personale, che conta quello che conta, io amo di più i libri di Alberto dove è più lontano il rapporto con le arti che non gli altri. Io amo di più il Casanova della Terra dell'Aria, che secondo me non bisogna avere timore delle parole, è davvero un piccolo capolavoro. Naturalmente Lo sguardo dal di fuori, Cerimoniale, La ghigliottina, insomma, i libri che sono probabilmente che si discostano maggiormente da un commento a petto con le arti. Questo straordinario saggismo di Alberto, però,
bisogna un po' scontornarlo, come dire, meglio, no? Prima di tutto, e qui mi trovo assolutamente d'accordo con Ila Sevetta, non ci eravamo ovviamente messi d'accordo, questo allontana in qualche modo Boatto da una tradizione culturale specificamente italiana, è una tradizione internazionale, probabilmente più francese che altro, ma certamente non italiana, primo punto. Io ho notato spesso in varie occasioni, insomma, l'ultima mi sembra delle quali è stata, la penultima, quella organizzata da Stefano sulla presentazione qui al Maxi di Genos Eros, no, Thanatos, e poi anche purtroppo, insomma, l'Accademia di, come si chiama, l'Accademia di San Luca, quando Alberto non c'era più, ho notato molte volte che nei libri di Boatto non ci sono le note, non c'è bibliografia, soprattutto, nel Casanova all'ultimo ci sono due pagine, ma insomma molto molto svagato, insomma, che non è di per sé un merito, voglio dire, però è indice assoluto, indice molto, come dire, molto molto preciso, molto acuto, di uno stile di pensiero, di una forma dell'esposizione in cui Alberto era veramente maestro. Questa forma dell'esposizione a che cosa ci spinge? Ci spinge a un non sapere più, in particolare, quali sono i confini tra, diciamo, la sfera critico, l'intervento critico-teorico e invece la sfera narrativa. Questa tensione aforistica che collocava la scrittura di Alberto sempre tra l'elaborazione teorica e anche la tensione autobiografica, perché molte volte, anche come sapete, anche se molte volte anche sotto metafora parlava di sé. Tra l'altro Alberto ha molte volte, non sempre naturalmente, perché ed è bene che sia non sempre, aveva una chirurgia linguistica precisissima, non tanto sintattica, quanto linguistica nel senso lessicale anche del termine, il termine indovinato, che certe volte si può addirittura associare a un dettato quasi epico, classico, insomma. Insomma, il saggismo di Alberto è sempre vincolato, ha sempre un debito di verità, diciamo così, con la forma, con lo stile del pensiero e con la forma dell'esposizione. Poi, secondo punto del saggismo di Alberto, i personaggi. Anche qui non temiamo di tirare in ballo nomi, autori enormi, come Kierkegaard, come Nietzsche, che lavoravano su personaggi concettuali. Kierkegaard, il borghese vestito a festa, Abramo, Giobbe, Nietzsche, il nano, Dioniso naturalmente, la scimmia di Zarathustra, sono personaggi concettuali. Alberto riusciva a scontornare e figurare personaggi saggistici, non so come dire, figure concettuali in questo teatro, una sorta di teatralizzazione della scrittura saggistica. E qui voglio, sono veramente 30 parole, una citazione dal famosissimo, dalla celebre lettera di Lukács, che scrisse nel 1910 proprio a Firenze, guarda caso, la città in cui è nato, la città natale di Alberto, sulla celebre lettera Leo Popper sulla forma sul saggio come opera d'arte, no? E dice Lukács: quando parlo del saggio lo faccio in nome dell'ordine, esso ha una forma che lo distingue da tutte le altre forme d'arte con l'inappellabile rigore di una legge. Il saggio è un genere artistico, è un'autonoma e insopprimibile rappresentazione formale di vita propria e compiuta. Ecco, qui io penso che non si potrebbe descrivere meglio il saggismo di Alberto proprio da uno che ovviamente non aveva potuto conoscerlo e in qualche modo anche descrivere bene il quello che io chiamerei proprio il cuore avventuroso della scrittura di Boatto. Se ho qualche altro minuto, da questo schizzo, diciamo così, sul saggismo di Alberto, io vorrei estrarre un
piccolo capolavoro che mi sono riletto proprio in attesa di questo incontro, e cioè Della guerra e dell'aria, che è veramente un piccolo capolavoro. Leggetelo, rileggetelo, perché è veramente una cosa davvero strepitosa. Tra l'altro io ho sentito dire, non lo dico con polemica, ma insomma ho sentito dire che Della guerra e dell'aria sarebbe un instant book. Non c'è niente più lontano dall'instant book, anche se parte dalla prima guerra di Golfo, non c'entra assolutamente niente. Della guerra e dell'aria è una straordinaria analisi della forma della guerra, della geometria della violenza, che sarebbe piaciuta a Walter Benjamin, sarebbe piaciuta a Carl Schmitt, cioè a due personaggi e poli a sponde contrappostissime, non so dire di più, della cultura europea, che tra l'altro però si stimavano a vicenda, soprattutto Benjamin Schmitt. Un saggio che esplicitamente allontana, pur naturalmente ovviamente nel rispetto del tutto umano della cosa, però che allontana la dimensione del giudizio etico-morale sulla guerra giusta o ingiusta, sulla liceità o non liceità della guerra, no? È qualcosa di, per esempio, a me ha fatto venire in mente quel piccolo gioiello schmittiano che è Teoria del partigiano. C'è sempre questo retroterra mitico, sono perfettamente d'accordo con Elisabetta Rasì quando parlava dell'antistoricismo radicale di Alberto, antistoricismo radicale, e anche questo lo esclude pressoché totalmente da ogni radice specificamente italiana, crociano-gramsciana, diciamo così. Retroterra mitico, l'aria naturalmente, Dedalo, l'aria solcata dai jet americani che bombardavano l'Iraq e il Kuwait, Dedalo, Icaro, Ariele naturalmente, come appunto se la storia in un battibaleno si cristallizzasse, si cristallizzasse in forme archetipiche, a cominciare naturalmente dall'opposizione tra terra e aria, e cioè tra potenze ctonie e potenze celesti. Ecco, la storia per Alberto si sviluppa, sì, certo si sviluppa, perché è chiaro che non può fare a meno di sospettare questo sviluppo storico, ma non storicistico, e si esibisce però, diciamo, su un palcoscenico di costanti mitico-mitologiche, che ha sempre alle spalle queste quinte. Dunque, e tra l'altro voglio osservare anche che della guerra e dell'aria, se non ci fossero, come certo ci sono, ma se non ci fossero quegli accenni, peraltro abbastanza scarni, quei rimandi alle arti visive, funzionerebbe perfettamente bene e ugualmente. Per ora io mi fermerei. Bene. Bene. Beh, grazie a entrambi per queste riflessioni, sono veramente molto contento perché ne emerge una figura effettivamente ricchissima e sfaccettata e allo stesso tempo molto dentro la storia non storicista del suo tempo, ma anche con una posizione, diciamo, di personale, individuale in qualche modo, di resistenza proprio. Stiamo lavorando, come diceva prima Giulia Pedace, al catalogo che conterrà una serie di saggi dedicati a vari aspetti della carriera di Boatto. Quello che scrivo io, uno di quelli che scrivo, perché ne farò due, uno è una, diciamo, biografia intellettuale, l'altro invece è un saggio dedicato all'epoca di Carta Bianca, che è quella che qui vedete nella seconda sezione sostanzialmente della mostra, in cui si vede per esempio Boatto, che era sostanzialmente fino a quel momento noto soprattutto per il lavoro sulla pop art e per il lavoro, diciamo, sugli artisti romani della cerchia, diciamo, della Galleria Lattico, sostanzialmente su Pascali, Cunellis, entrare nella questione
rovente del momento, cioè il rapporto tra arte e politica, e ho cercato di capire quale fosse la posizione di Boato in un momento che, come quello attuale, vedeva una parte cospicua, direi prevalente, del movimento studentesco, del movimento, diciamo, che occupava le piazze, le università, le fabbriche tra 68 e 69, però esprimeva di fatto un fortissimo scetticismo, quasi direi un'avversione alla libertà espressiva degli artisti, no? Considerata sostanzialmente irresponsabile, considerata non in grado di, come dire, realizzare quelle condizioni rivoluzionarie. E lui, mi colpisce molto quello che avete detto, perché pensavo appunto alle cose che ho letto, pubblica una serie di testi di una lucidità politica e di una presenza filosofica che sono straordinariamente diversi da quelli che soltanto 4, 5 o 8 anni dopo avrebbe pubblicato, tra cui appunto Genos Eros Thanatos o anche i saggi su appunto Lo sguardo dal di fuori e tutti gli altri. Cioè si tratta effettivamente in quel momento di un pensatore che pensa in maniera molto originale, tra l'altro è uno dei pochi italiani che cita le idee di Edgar Morin, il grande sociologo francese, che era stato, oltre che un testimone diretto del 68 francese, anche un suo critico precoce. E mi chiedo, Elisabetta Rasì, in che momento, a tuo avviso, si è verificato questo... diciamo, quando è che, dal tuo punto di vista... Diciamo, è come se lui fosse partito dal presente, andato verso la dimensione del mito, della psicoanalisi, dell'inconscio, della profondità, diciamo, antistorica, antistoricista, ma facendo un percorso che non è, chiamiamolo così, di riflusso, come sarebbe stato chiamato poi successivamente, ma che invece è il contrario, sembra essere una discesa agli abissi, una discesa alle origini, un ritorno, diciamo, alle radici, no? È una cosa molto interessante questo elemento. Tra l'altro l'ultimo libro che citavi tu stessa è in fondo sorprendente, proprio perché è il primo libro in cui parla della propria infanzia, diciamo di quel momento speciale della propria infanzia, ma è anche l'ultimo libro, cioè il libro che è uscito, che è stato scritto sotto la pensione della morte. Mi colpisce molto, mi è sempre molto colpito quel libro, non soltanto per questo, ma anche per questo motivo. Ma dici, qual è il momento in cui... No, in che modo vedi questa trasformazione? Perché non è stato sempre un saggista, come ha appena finito di dire Massimo Carboni, in qualche modo... Ma guarda, io non ti so rispondere in una maniera precisa, ti posso dire cosa mi viene in mente... Mi viene in mente che, come succedeva poi in quegli anni, c'era uno stretto legame tra, diciamo, i critici, per dirgarsi, e gli artisti. Allora, le cose che facevano gli artisti, per esempio, avevano in quegli anni, pensiamo a Cunellis, pensiamo a Pascali, no? Avevano molto a che fare, cioè avevano più a che fare con il mito che con la storia, no? Quindi io credo che questa sua trasformazione, diciamo così, cambia, insomma, non so come dire, sì, percorso, nasca anche, quella poi è una cosa che io un ricordo molto bello, no? Da questa contiguità tra chi scriveva d'arte e chi l'arte la faceva, ed erano tutti artisti che lavoravano, si può dire, con materiali mitologici o trasformavano materiali d'uso, pensiamo a Pascali, no? In materiali mitologici. Ecco, io Pascali l'ho conosciuto in quella mostra da Sargentini nell'attico, però quello sopra, e era i bachi da setola, e quindi erano dei materiali quanto mai poveri, e scopettoni, ma... di nylon colorato, sì, no? Proprio degli scopettoni, quelli che si usano per togliere il ragnatele, trasformati in qualche cosa di primordiale, no? Tutto il lavoro di Pascali era
legato al primordiale, ma insomma diciamo questa presenza della materia in Ceroli, anche poi Ceroli è molto cambiato, ma insomma all'inizio il legno di Ceroli, Mattiacci che stava sempre lì con i suoi tubi, cioè c'era qualche cosa che poteva essere interpretato solo in una prospettiva antropologico-mitologica. Penso che lui, che era una persona di straordinaria sensibilità, insomma c'era un po' questo osmosi, no? Poi per Genos Eros Thanatos in fondo è tutto questo. La mostra, libro, mostra Genos Eros Thanatos è proprio tutto questo, sì, cioè tutto questo. Addirittura l'arte osservata con queste tre categorie, insomma questi tre momenti. Però era difficile anche raccontare quel, se uno non avesse avuto queste categorie del mito, dell'antropologia, era anche difficile accostarsi a quell'arte, perché come la capivi? Cioè non la potevi certo capire con gli strumenti dello storicismo critico, no? Cioè ci voleva altro, ecco, questo penso che, non so se ti ho risposto, ma è la cosa che mi è venuta in mente sentendoti. Sì, appunto, volevo sapere cosa pensavi tu, Massimo, di questo nodo. Allora, io insisterei su questo, su questo punto che state cercando di scavare, perché mi sembra che ci sia sempre stato una sorta di automatismo che ci ha fatto quasi sempre affiancare l'avanguardia, soprattutto le avanguardie storiche del primo Novecento, ma anche diciamo della seconda metà del Novecento, quella a cui ha partecipato Alberto, diciamo così, di vederle associate all'utopismo progressista, laico progressista, no? Io mi ricordo sempre, una volta Alberto mi disse, dice, vabbè, io, sai, voto PCI perché che cosa devo fare, però io marxista mai sarò marxista, me lo ricordo perfettamente. E cioè, non è affatto vero che i contenuti culturali espressi dalle avanguardie storiche guardavano verso l'emancipazione sociale. Proprio quello che lui dice nei saggi del 68. È proprio questo, esattamente. Cioè, non hanno proprio niente a che fare. E questo Alberto l'ha capito forse per primo, perché quando si parla di certo mito, ma di sessualità, di sacro, di inconscio, di perversione, di simbolo, no? Sono temi, insomma, se volete, molto più accostabili al pensiero della grande tradizione europea. Per tradizione intendo anche reazione, certo. Grande pensiero reazionario europeo. Lui è stato uno dei primi a leggere Junger in modo, Schmitt, certo. Il grande Junger pensiero è proprio della reazione, il grande pensiero conservatore europeo, quello alto, veramente alto. Ecco. E questo è ancora di più il segnale dell'allontanamento di Alberto dalla cultura italiana, diciamo, media, no? Ecco, e questo Alberto lo ha capito perfettamente, e infatti io parlerei per lui di una sorta di antropologia negativa, diciamo, no? Di antropologia negativa, e poi i suoi autori di riferimento lo confermano, appunto, abbiamo detto Junger, Schmitt, ma anche naturalmente Bataille, è ovvio, Blanchot, Artaud, tutta questa parte in ombra, diciamo così, no? Questa parte errante, erotico, eretica, come diceva Licini, no? Osvaldo. Alberto era un maestro in questo, no? E io mi ero portato, vabbè, insomma, è inutile ora leggere alcuni passi, però mi sono portato il Casanova, perché anche lì, che è un libro forse un po' troppo poco citato di Alberto, però è un libro straordinario in cui si prende in esame la figura dell'avventuriero, no? E la figura dell'avventuriero e l'avventura e l'avventuriero sono assolutamente al di fuori della storia, sono nel presente, no? La contingenza pura, l'improbabilità, andare incontro all'imprevisto, no? Ci sono delle descrizioni quasi a ralentì cinematografico sulla gondola, sembra di essere insieme a Giacomo con Alberto, insieme a Giacomo Casanova sulla gondola, è veramente straordinario. Allora, Casanova come avventuriero, Gabbamondo, naturalmente personaggio totalmente non storico, e poi anche le pagine turche che mi sembra che erano state pubblicate come diario su nuovi argomenti, qualcosa del genere, in cui anche lì
Anche l'avvenimento più, forse, insomma, Gemma ovviamente se lo ricorda perché viaggiavano insieme, anche l'avvenimento più minimo del turista era nella scrittura di Boatto, diventa subito una quinta mitografica, non so come dire, sia di mitografia personale, ma anche di, vabbè, a Iznik, insomma, l'antica Nicea, in Turchia forse era anche, come dire, era facile farlo, insomma, no? Non si respirava altro che mito. Però ecco, questo come dire, questa sorta di impoliticità di Alberto poi è sintomo di una politicità ancora più profonda, secondo me, ancora più radicale, non so come dire, sotterranea, ecco, capisci? Sì, mi viene in mente tra l'altro che, oddio, non vorrei passare per un pedante storicista, ma se facciamo una comparazione tra il lavoro di Alberto, la ricerca intellettuale, diciamo, di Alberto negli anni, tra fine 60 e gli anni 70, e la compariamo con quelli che erano stati durante l'epoca di Carta Bianca i suoi principali interlocutori, cioè Germano Celante, Tommaso Trini e Achille Bonitoliva, la cosa strana è che questi temperamenti così diversi, anche queste traiettorie personali così profondamente dissimili e divergenti, però hanno in comune qualcosa che in fondo, appunto, allo sguardo un po' dello storico, ohimè, quale sono? Risaltano bene, cioè risalta il fatto, per esempio, che questa importanza del mito, dell'antropologia, di un'interpretazione che si nutre di psicoanalisi, di autori surrealisti come Bataille, per esempio, che non ci dimentichiamo non è stato tradotto in Italia fino praticamente alla metà degli anni 60, e i primi romanzi erotici, quelli più famosi di Bataille, erano venduti come stampa clandestina nelle stazioni. Cioè, sì, sì. Noi adesso parliamo di Bataille come se fosse uno dei maggiori pensatori filosofi del Novecento, sì, sì, come Wittgenstein, ma in realtà era un autore considerato. Certo, però la questione di... Certo. Diciamo, il rapporto con questa sfera, diciamo, un po' del surrealismo nero, chiamiamolo così, era praticata in realtà, appunto, tipicamente a Roma da Achille Bonitoliva, ma se uno va a guardare poi quello che scriveva il Celante riformato degli anni 70, quello che aveva abbandonato la retorica della guerriglia, beh, insomma, è sorprendente, perché appunto si tratta di scrivere su Paolini, per esempio, o su Anselmo, o su Pistoletto, in toni che sono sostanzialmente, anche quelli celantiani, simili, anche se senza naturalmente la spessore e la qualità e l'originalità anche di Alberto. Io forse, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, chiederei al pubblico se, approfittando anche della presenza di Elisabetta Rasì e di Massimo Carboni, se avete delle domande, perché tra l'altro questi incontri si sarebbero appunto anche in precedenza svolti in pubblico, quindi oggi forse ci rifacciamo anche degli appuntamenti precedenti. Delle domande, delle risposte. O delle risposte, degli interventi, diciamo, sì, scusate, in argomento. Prego. Io, diciamo, vorrei soltanto dire una Giovanna, cosa. Giovanna dalla Chiesa. Sì, grazie. Dicevo che avendo lavorato con Alberto per 13 anni, che sono stati per me, che avevo, diciamo, per motivi di famiglia, conosciuto soltanto l'avanguardia dagli anni 50 praticamente, no? Che sono stati quindi importantissimi per capire tutto quello che stava avvenendo negli anni 70. Però, diciamo, veramente credo che la cosa fondamentale che caratterizza Alberto è una formazione molto simile a quella di un artista che non ha fatto scuole, per esempio, no? Era autodidatta, certo. E anche di tanti altri, diciamo, poeti o scrittori che si sono formati completamente da se stessi. Una delle prime cose che mi disse Alberto, che, diciamo, in qualche modo metteva sempre avanti questo fatto che lui aveva fatto fino alle elementari e non aveva fatto altre scuole, no? Era che lui si era formato alla Biblioteca Nazionale di Firenze ed era lì che aveva, diciamo, cominciato a studiare i surrealisti, i grandi testi dei grandi autori, eccetera.
Quello che, diceva Elisabetta è molto importante quando lei nota questo elemento della vicinanza, che è quella dei sintomi e dei segni, no? Uno sguardo sempre che osserva le cose vicine e anche una mente che, diciamo, invece è in grado di intrecciare questa vicinanza con le cose più lontane, no? Perché devo dire che non soltanto nel suo spirito di sognatore, ma anche in questa sua attitudine scientifica, che era anche quella in qualche modo del surrealismo, c'è proprio così la sua passione anche per mantenere sempre in qualche modo, mantenersi alle cose, alla realtà della materia e delle cose, da cui poi tutto può essere trasformato. E chiudo dicendo che appunto il suo occhio da osservatore, che mi ha insegnato a liberarmi da tutti, voglio dire, le paratie accademiche, no? E a guardare con i propri occhi, soprattutto quando andai finalmente negli Stati Uniti, era, diciamo, proprio l'occhio del soggetto, che qualche volta io, parlando di De Chirico, ho detto che è la prima volta che il soggetto appare, diciamo, nella pittura, diciamo, del mondo, nel periodo dell'avanguardia, eccetera, è con la metafisica di De Chirico. Cioè, l'occhio vede, l'occhio giudica, l'occhio è lì presente, ma noi non sappiamo che non c'è. Ed è esattamente quello che hanno fatto gli artisti negli anni 70. Gli artisti hanno messo in campo un soggetto negli anni 70 che non era visibile, ma che era esattamente, diciamo, all'interno di tutte le operazioni che compievano. E Alberto ha capito molto bene questo, perché lui stesso era un osservatore di questo tipo. Grazie. Grazie a voi. Ci sono altri interventi, prego. Salve, Anna Delia. Lavorando su Pino Pascali ho incontrato Alberto Boatto varie volte e era il 2015 quando mi parlò di un suo romanzo, e un inedito dove il protagonista era afflitto e nello stesso tempo attratto e incarnava le tematiche dello sguardo. E voglio sapere se è stato pubblicato. No, romanzi non sono stati pubblicati e, diciamo, per quanto mi concerne, però possiamo chiedere a Gemma che è qui, non ci sono tracce di opere di narrativa né edite né inedite tra le sue carte. Tu, Gemma, non so se hai, diciamo, informazioni diverse, però, diciamo, sappiamo, per esempio, Massimo prima ha evocato questo... dare un blocco, ha passato la tempesta di Shakespeare, quindi in tutte le figure ha scritto molto, e alla fine si è fermato e c'era il rapporto tra il padre e il figlio e lì si è fermato, tant'è vero che Anna mi continua a dire: ma è sicuro che non trovi il resto, sicuro che non trovi un altro blocco? Ma io ormai non ci vedo praticamente molto bene e quindi non sono andata a spulciare fra le sue carte. Non mi ma sembra. Comunque, non... Però, diciamo, ecco, Massimo Carboni prima citava un'opera inedita che esiste. Ci sono anche molte pagine, sì. Di cui esistono abbondanti tracce. Abbiamo molto grande scartafaccio di centinaia di fogli. In realtà abbiamo due libri inediti nell'archivio che insomma sono, diciamo così, delle riflessioni sempre saggistiche, certo, che lui raccoglieva sotto il titolo Experimentamundi, in questo senso, ma non è che sì, ma Gemma, ma era già abbastanza organizzato quando me l'ho detto. Sì, Alberto, io c'era di rivedere l'indice. Abbiamo, naturalmente, queste carte sono qui, nel senso che non sono qui nella mostra ovviamente, ma sono nell'edificio che vedete di fronte,
e saranno poi accessibili. Io spero che in qualche modo si riuscirà a pubblicare. Ci sono due libri in particolare, uno appunto è questo Experimentum Mundi, che è pervenuto in una serie di versioni, non capiamo bene quale sia, diciamo, quella più l'ultima, ma ce n'è anche un altro di cui invece abbiamo addirittura una trascrizione digitale, perché appunto Alberto fece realizzare all'epoca, partire dal dattilo scritto, che si intitola Il gioco dei dadi negli uomini e negli dei, che è invece un vero e proprio trattato un vero e proprio trattato di mitografia, che esamina come diciamo l'antichità greco-romana sostanzialmente abbia usato il caso, che è un tema ovviamente legato all'arte contemporanea, legato a Duchamp in particolare, che diciamo, rifletteva appunto su questo elemento. Giusto un'altra parola, poi lascerei la parola per un'ultima battuta ai due nostri ospiti. Io ho conosciuto Alberto ho incontrato fisicamente Alberto la prima volta credo nel 2007, l'avevo visto e ascoltato, ma non avevo mai avuto un incontro così profondo, perché in quegli anni lavoravo a un libro che poi è uscito alla fine, diciamo all'inizio del 2009, in realtà un libro fatto durante i due anni precedenti su Marcel Duchamp, una antologia di testi, e leggendo un po' tutto quello che era stato pubblicato, insomma è stato moltissimo pubblicato ma poco in italiano, su questo artista, mi sono imbattuto nei suoi tre straordinari testi su Duchamp, che sono veramente, sarebbe da pensare a fare una monografia, perché sono tre testi. Uno è l'introduzione agli scritti, pubblicata per editore Rumma nel 69, un altro è un saggio che fu pubblicato nel 1972, prima letto e poi pubblicato negli atti di un convegno organizzato da Bonito Oliva qui a Roma, e poi un terzo testo che è stato sempre, diciamo, dei primissimi anni 70. Non c'è nessuno nella straordinaria, gigantesca messe di scritti e di saggi che sono stati pubblicati su questo, insomma, artista fondamentale dell'arte moderna, che abbia mai effettivamente esplorato gli aspetti che ha esplorato Alberto. Cioè effettivamente lui, in un momento storico in cui tra l'altro di Duchamp si conosceva più o meno tutto male, nel senso che non erano ancora stati pubblicati molti studi, di fatto si dipendeva molto dal suo libro di scritti e da quello che era stato, dalle sue interviste sostanzialmente, è riuscito a disegnare un ritratto dell'artista come dandy, come Ercole senza lavoro, un Hercule sans emploi, no? per ripetere la battuta, insomma, la formula di Baudelaire, ma è riferita all'artista appunto, cioè l'artista è appunto un Ercole che non fatica più, che non ha uno scopo, diciamo, preciso. Ecco, credo che per esempio questa analisi della figura di Duchamp con queste caratteristiche mostri proprio il carattere che è stato più volte sottolineato, cioè il fatto della straordinaria libertà l'arte dell'associazione, ecco, mi ha molto colpito. In effetti è proprio questa, l'associazione bruciante, quasi un'associazione direi proprio spontanea, che a volte sorge nella scrittura. Ecco, per concludere allora, due battute. Prego, col microfono però. Quando siamo andati in America, siamo andati apposta a Filadelfia a vedere, certo, il Gran Vetro. Ci sono le fotografie da qualche parte, in una vetrina di queste c'è una foto. C'è una foto di Gemma. Ho fatto le foto di lui vicino al Grande Vetro. Al Gran Vetro e vicino anche al Reggi. Sì, all'attaccapanni, diciamo. Sì. Ci sono a Filadelfia. Una di queste è qui, le altre saranno penso pubblicate entrambe nel catalogo. Sì. Sul Gran Vetro. Allora, c'era Schirà che le voleva raccogliere, ma poi ci hai pensato te a raccogliere. Sì, beh, in effetti abbiamo cercato di supplire, insomma. Sì. Allora, io penso che dovremmo concludere tra poco, quindi vi lascio la parola sinceramente Non ho nulla da aggiungere, salvo che all'inizio del tuo discorso tu hai usato l'espressione stile personale. Sì.
Ecco, vorrei proprio concludere ricordando com'è importante lo stile personale. Veramente Boatto aveva uno stile personale che come dire, si vedeva a occhio nudo incontrandolo e si ritrovava nei suoi scritti. Questo è molto importante perché vuol dire che lui in qualche modo era proprio un autore, ecco, come dicevi, cioè lui era un autore, era fortemente, tutta la sua scrittura è fortemente autoriale, nel senso migliore del termine, no? Perché rispecchia il suo stile personale, questa è la cosa che... E giustamente Massimo, tu sottolineavi la dimensione appunto non italiana, questo è, mi sembra, l'elemento... Sì, la dimensione non italiana, assolutamente, a questo punto direi radicalmente non italiana, però anch'io volevo concludere con una parola su Alberto come persona, come grande amico, insomma. Aveva appunto non soltanto uno stile di scrittura, ma anche un suo stile di vita, uno stile di vita in qualche modo anche avventuroso, però, come dire, di un'avventura... Ecco, secondo me ad Alberto piaceva perdersi, ma non aveva nessuna premura di ritrovarsi. Ecco, diciamo così. Bene, io concluderei qui. Innanzitutto grazie a voi tutti che siete venuti personalmente, diciamo, ad ascoltare questo appuntamento. Io vorrei ringraziare ancora il Maxi e tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, la mostra, il ciclo delle conferenze, il catalogo che sarà, spero, presto pubblicato. Io credo che alla ripresa, adesso il calendario non è ancora stato chiarito, ma punterei, diciamo, per il dopo vacanze, a questo punto pare che abbiamo buone speranze di farle, o quantomeno di non essere più confinati. Ci saranno sicuramente altri appuntamenti dedicati ad Alberto, perché la mostra comunque attualmente mi sembra che duri fino al 10 ottobre di quest'anno, ma verosimilmente sarà, se non molto, ma insomma abbastanza prolungata. Grazie a tutti e arrivederci.